tessitori di fraternità, per me, significa riconoscere che per essere uomini felici e realizzati dobbiamo abitare in questo mondo non come concorrenti e rivali e neanche come inquilini che non si disturbano, ma come fratelli. E significa mettersi in gioco perché questo si realizzi concretamente in noi, a partire da chi abbiamo più vicino. Qui dove abito, in Mozambico, un ragazzo chiama fratelli anche i figli dei vicini di casa, i cugini e gli amici più intimi. E quindi io, quando conosco qualcuno, per capire chi è la sua famiglia, quali sono i suoi fratelli, chiedo sempre: ma siete figli dello stesso papà e della stessa mamma? Con questa domanda, in realtà, io provo a distinguere un fratello dall'altro, inventando una distinzione che per me esiste, ma che nella realtà non c'è. Perché qui è così, questi sono i miei fratelli. Tutti quelli che cerco ogni sera per raccontare la mia giornata, quelli che mi aiuteranno a costruire la casa, quelli che mi assistono quando sono malato, quelli che sono presenti accanto a me nei miei lutti, che mi fanno sentire che non sono solo e che sono voluto bene. E con i quali io sono impegnato a fare lo stesso, anche quando questo significa condividere i pochi soldi che ho per pagare magari i debiti dell'altro o per far studiare suo figlio, o quando l'altro ha bisogno, stravolgere i piani della mia giornata per delle necessità che non sono mie. C'è tanta ricchezza in questo modo di estendere il concetto di fratello. C'è tanta ricchezza in questo tipo di capacità di compromettersi con l'altro. È faticoso, ma è vivificante. Richiede un grande lavoro su noi stessi per imparare a perdere ciò che abbiamo e che abbiamo magari faticosamente guadagnato, e per giocare costantemente con il rischio di essere traditi. Però non c'è un'altra strada per essere uomini. Per me significa immergersi accanto alle persone con cui ti è dato vivere nel contesto in cui ti ritrovi e cercare di condividere il più possibile, di metterti in gioco, in discussione e di saper guardare un po' a tutto quello che la vita ti offre come un'opportunità per crescere. Questo per me è un po' tessere relazioni che sanno di fraternità. L'esperienza qui in missione è ricca di questa opportunità e ogni giorno ritengo che sia davvero un dono spendersi nel desiderio di essere fratelli. Rispetto a cosa ci può fare interrogare per vivere nelle proprie comunità queste relazioni di fraternità, io credo che serva ascoltare questa bellezza di mettersi in relazione e farlo con la semplicità che riesce a ridimensionare anche le fatiche e a farci davvero vedere un po' tutto quello che abbiamo davanti da spendere nella vita come delle opportunità grandi per crescere. Ciao dalla Costa d'Avorio.
Buongiorno a tutti dalla terra boliviana di Potosí a Sangaro. Incomincio con la frase del Papa Francesco: solo chi riconosce la propria fragilità e i propri limiti può costruire relazioni di fraternità nella Chiesa, nella missione, nella società. Ringrazio il Signore per poter costruire qui dove sono queste relazioni di fraternità con le mamme, con le giovani che vengono al laboratorio a lavorare, con i bambini e con tutte le persone che incontro che vengono alla casa per poter condividere. Questo mi aiuta ad aprire il mio cuore e ad aprire la mia mente nell'accogliere e nell'accogliere nell'ascolto di queste persone. Una cosa bella che è importante, pur essendo lontana, credo che i rapporti che ho costruito, la fraternità, il modo di vivere con le altre persone dove sono passata, nelle varie parrocchie, Presezzo, Colonia Monzese, Bergamo, mi aiutano a vivere in modo sereno questo tipo di missione. Questo modo di fraternità, di relazione con gli altri, mi aiuta a vivere in modo profondo la mia vocazione come religiosa, come suora del bambino Gesù e mettere la mia vita a disposizione della chiesa locale di Potosí. Un consiglio che posso dare è quello di approfondire la spiritualità missionaria. Perché essendo tutti missionari possiamo lì annunziare la buona notizia e avere questo incontro con il Signore. Alle persone su di età, alle persone anziane, pregare per la Chiesa, per le missioni e per i missionari. Ai giovani direi che possono con la loro vita dare essere missionari nella parrocchia, nei vari gruppi, ma dove c'è bisogno di aiuto e poi fare delle esperienze fuori del loro ambiente parrocchiale. Sono esperienze che marcano il proprio cammino. Ringrazio per tutto, per l'incontro e mando un saluto a tutti e un abbraccio da Potosí.